Coronavirus in Basilicata, proseguono gli screening delle scuole estesi in provincia di Matera anche alle superiori. Rincari luce e gas, Federconsumatori Basilicata lancia l'allarme sulle difficoltà delle famiglie lucane. Puglia Basilicata nella morsa del maltempo. In apertura il punto sull'emergenza coronavirus in Basilicata, una regione che continua a registrare record di somministrazioni di vaccino. Nuovo record di somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale anti-Covid in Basilicata, 7.774 dosi nelle ultime 24 ore. La regione lucana resta in zona bianca grazie alla percentuale di occupazione delle terapie intensive Covid più bassa d'Italia, ieri solo due pazienti, dovuta anche al tasso molto elevato di over 50 vaccinati. Purtroppo, evidenzia il governatore Bardi, l'aumento di contagi e ricoveri rende questo dato molto precario. Ricordo a tutti che i nostri comportamenti individuali fanno la differenza. Il governatore lucano ha inoltre sottolineato un aumento notevole anche di prime dosi di vaccinazioni, per cui non serve la prenotazione, effetto dell'obbligo vaccinale per gli over 50, solo ieri 553. E per le terze dosi della fascia tra i 12 e i 15 anni, l'apertura delle prenotazioni è prevista per lunedì 10 gennaio alle 10. Stando agli ultimi dati, sono 448.094 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, l'81%, e il 34,5% quelli che hanno ricevuto la terza dose. In totale sono 70 le persone ricoverate, 37 nell'ospedale San Carlo, di cui 2 in terapia intensiva, e 33 nell'ospedale Madonna delle Grazie. 3 le persone decedute, tutte con comorbilità, ricoverate a Matera. Si tratta di 2 donne, rispettivamente di 89 e 81 anni, e di un uomo di 59. Processati 2.631 tamponi molecolari, di cui 767 risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 172 guarigioni. Grazie a una collaborazione tra Comune di Matera e Provincia, gli screening agli studenti sono stati estesi anche alle superiori. Si comincia domani. Orario continuato dalle 8.30 alle 16.30 domenica 9 di gennaio per lo screening anti-Covid degli studenti delle scuole superiori della città di Matera. L'attività sarà eseguita in modalità drive-in, analoghe iniziative anche in provincia di Matera. Così in linea stanno facendo anche tutti i sindaci della nostra provincia, quindi tutti gli studenti delle scuole superiori potranno essere sottoposti a screening direttamente sul proprio territorio attraverso il lavoro che stanno facendo i vari sindaci dei vari comuni. Il luogo materano preposto sarà quello di Contrada Granulari, dove ci saranno 3 tende della protezione civile, l'iniziativa in collaborazione con la provincia, i dirigenti scolastici degli istituti superiori e l'ASM, che fornirà i tamponi e il personale medico sanitario in aggiunta a quello reperito dal Comune di Matera. Lo screening è riservato esclusivamente agli studenti delle scuole superiori, quindi la raccomandazione forte di sindaco e presidente della provincia è di non recarsi sul luogo se non si appartiene a questa categoria, per evitare inutili congestioni. I dirigenti scolastici stanno anche distribuendo dei modelli che è necessario che ognuno compili e che arrivi lì sul posto già col modello stampato e compilato. Nel caso in cui sono impossibilitati a stamparlo, sempre attraverso le scuole e la disponibilità del comune, possono recarsi a prendere il modello, a compilarlo in modo tale da evitare una fila molto lunga di veicoli e quindi riuscire a garantire una maggiore velocità nello screening. Intanto, dal giorno 7 di gennaio sono già partiti gli screening anche per scuole dell'infanzia, elementari e medie. Lo screening nelle scuole dell'infanzia, delle elementari e delle medie sta andando abbastanza bene, nel senso che c'è una buona partecipazione. Ieri, il primo giorno, ricordo che questo screening è presso gli istituti, 8 e 9, quindi venerdì, sabato e domenica. Ieri, su un campione di circa 1.400 persone tra studenti e personale scolastico, abbiamo registrato 24 positività, quindi questo è il dato di ieri, che è stato trasmesso subito all'azienda sanitaria. E
mentre proseguono gli screening per i bambini a Matera, le famiglie sono divise tra favorevoli e contrari alla didattica a distanza. Abbiamo ascoltato anche su questo la preside Santeramo che dice la DAD non risolverebbe il problema. L'affluenza è buona, abbiamo anche accertato alcune positività e quindi insomma, si tratta di una iniziativa che abbiamo condiviso e che ci aiuterà a cominciare l'anno scolastico in maniera un po' più serena. Io vorrei approfittare di questa intervista per lanciare un appello alle famiglie. So che molte sono preoccupate, temono il contagio e sono orientate a non mandare i propri figli a scuola. Vorrei precisare, vorrei che loro comprendessero che noi capiamo le loro paure, però non è nella disponibilità né del dirigente scolastico né del consiglio d'istituto attivare la didattica a distanza al di là dei casi specificamente previsti dalla normativa vigente, dal decreto che è entrato in vigore già da oggi. Ne consegue pertanto che noi non possiamo, ecco, non possiamo tener conto delle loro paure e che quindi i ragazzi devono frequentare. Effettivamente non mandare i propri figli a scuola non risolverebbe il problema, perché dovrebbero anche non mandarli in palestra, a calcetto, al catechismo, al conservatorio, agli scout, cioè non dovrebbero frequentare nessuno, nemmeno i membri della famiglia. E questa non è una soluzione sostenibile nel lungo periodo. Auspica quindi anche un incremento della campagna vaccinale per i bimbi? Assolutamente, assolutamente. Penso che sia l'unico modo per tutelare la salute dei propri figli. Perché per il resto gli ultimi baluardi sono la mascherina FFP2 e il distanziamento, oltre che l'igiene delle mani. Oggi a Potenza al via la prima giornata di screening per gli studenti. Al via lo screening anti-Covid per il ritorno in sicurezza nelle scuole a Potenza, slittato al 12 gennaio. In campo medici ed infermieri, coordinati dalla Protezione Civile, che effettueranno tamponi antigenici rapidi sulla platea di studenti, docenti e personale ATA. Tra i primi istituti, il professionale per l'industria e artigianato Giorgi. Qui dal pomeriggio sono stati invitati a sottoporsi al test circa 230 alunni residenti nel capoluogo sui 700 complessivi che provengono da altri comuni. Partiremo quindi, riguarderà solo gli alunni residenti nel comune di Potenza e i nostri alunni, che sono circa 230, anche perché penso che per gli altri alunni ogni comune avrà provveduto a fare lo screening. L'ingresso sarà fatto, nell'ingresso principale entreranno i ragazzi, entreranno qui dentro e poi usciranno da una porta secondaria e usciranno sulla strada da un altro cancello. Noi invitiamo le famiglie a farlo perché comunque è un primo screening ed è importante, anche perché ho visto che questo virus sembra molto contagioso, quindi visto che i ragazzi andranno nell'autobus, poi spesso stanno insieme pure davanti alla porta, noi all'interno utilizziamo tutti i dispositivi, però ho visto che poi spesso i ragazzi all'esterno non sono così pronti. Quindi è stata una buonissima idea di ritardare l'ingresso, di ritardare insomma, il rientro a scuola di 2 giorni proprio per fare questi screening, proprio nella città di Potenza dove si concentra la maggior parte della popolazione scolastica. Le operazioni andranno avanti in altri plessi durante il weekend e saranno prolungate fino a lunedì 10 gennaio con il liceo Pierpaolo Pasolini. Da segnalare, sempre a Potenza, l'iniziativa del tampone rapido sospeso nel solco della tradizione napoletana del caffè sospeso, destinata ai nuclei beneficiari dei centri di ascolto cittadini della Caritas aderenti alla rete Magazzini Sociali, segnalati dall'assessorato comunale ai servizi sociali. L'associazione Io Potentino Onlus, ha spiegato la presidente Valentina Loponte, prenoterà un tampone a settimana in caso di sintomi Covid-19 oppure contatto con soggetto positivo. Le donazioni possono essere effettuate con un'offerta sul codice IBAN dell'associazione oppure pagando il costo del tampone direttamente presso le farmacie aderenti.
Da lunedì saranno obbligatori Green Pass e mascherine FFP2 per accedere a tutti i servizi di trasporto pubblico locale fino alla scadenza dello stato d'emergenza. Ad ora 31 marzo 2022 continueranno inoltre le corse autobus aggiuntive per gli studenti in affiancamento al programma ordinario dei trasporti. Lo prevede la nuova ordinanza sul trasporto pubblico locale firmata dal Presidente della Regione Bardi e pubblicata sul bollettino ufficiale. Rincari luce e gas, Federconsumatori Basilicata lancia l'allarme per le famiglie lucane. È ormai evidente l'allarme dovuto all'aumento spasmodico della materia prima di luce e gas, con segno più del 30 o 40% sulle bollette del primo trimestre 2022. Nonostante il governo abbia contenuto i costi di gestione, preoccupate imprese e famiglie, in particolare quelle oltre la soglia di povertà. Consumare meno però è possibile, a dirlo è Federconsumatori Basilicata. Tra gli strumenti in vigore dal 2019 in Italia, su spinta della Commissione Europea, le comunità energetiche, ovvero, spiega il presidente regionale dell'associazione Michele Catalano, soggetti produttori o consumatori di energia rinnovabile con benefici di tipo ambientale, economico e sociale. Se prima si rivolgevano a noi cittadini, consumatori, per consumi esagerati, per bollette esagerate intorno alle 700-800 euro, oggi notiamo un disagio anche a pagare bollette di 200-300 euro di energia. Ci sono politiche nazionali che sono state messe in campo, ma non basta. Ci vuole anche un'educazione rivolta ai consumatori. Poi a forme di autoproduzione di energia e di distribuzione e condivisione dell'energia. L'autoconsumo, questo può avvenire in operatori economici ma anche per le famiglie. Sì, sono le cosiddette comunità energetiche. Sia cittadini che attività commerciali che enti pubblici che si uniscono per produrre energia da fonti rinnovabili, quindi eolico, solare, biogas, per alimentare non solo i consumi di queste comunità energetiche, che ad esempio potrebbe essere un semplice condominio. Chi volesse attivarsi come può fare? Noi Federconsumatori e Legambiente, per essere guidato nella costituzione di queste, di queste comunità, e accedere pure agli incentivi che, si diceva, l'Unione Europea ha messo a bando nel 2019. In queste ore Puglia e Basilicata nella morsa del maltempo. Fine feste nella morsa del maltempo per la Puglia e la Basilicata. Dopo le belle giornate delle festività di Natale e Capodanno, tornano il gelo e la pioggia che interesseranno entrambe le regioni almeno fino a lunedì 10 gennaio. In serata una perturbazione proveniente da nord raggiungerà tutte le regioni meridionali dell'Italia, dove ci si dovrà aspettare intense precipitazioni e anche neve a quote collinari. Piogge battenti interesseranno in particolare il Basso Salento e il Barese. In Basilicata invece attesa neve nel tardo pomeriggio tra i 1000 e i 1300 metri di altezza sugli Appennini lucani. Domenica ancora maltempo, soprattutto in Puglia, dove la pioggia non lascerà tregua tutta la fascia adriatica, dal Gargano al Salento. Rovesci meno intensi invece sono attesi nella Puglia ionica e nella Basilicata. Qui le prime schiarite arriveranno nella tarda serata, mentre in mattinata attesa neve oltre i 1000 metri. Migliora la situazione pugliese lunedì, quando il sole farà capolino su gran parte della regione, seppur parzialmente coperto da nuvole. Si manterranno invece rigide le temperature, anche in Basilicata, dove invece lunedì 10 gennaio attesa neve anche a basse quote. E oggi alle 15 e domani alle 21 su TRMH24, canale 16 del Digitale Puglia e Basilicata, trasmetteremo lo spettacolo Hope, viaggio in Basilicata tra musica e danza e teatro per la regia di Giampiero Francese a cura dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata col patrocinio del Comune di Torino, proprio nel capoluogo piemontese. È andata in scena questa performance preceduta dalla cerimonia inaugurale del presepe monumentale della Basilicata, realizzato dal maestro Franco Artese, visitabile fino al 2 di febbraio. E su TRMH24 anche il meglio di Natale insieme.
Torna il trio Palomba, Pepe e Machelli, affiancati dalla giornalista Maria Cristina De Carlo per una puntata d'eccezione di Natale insieme. Il format di TRM Network, che vi ha tenuto compagnia in queste festività natalizie, rivive alcuni momenti delle serate che hanno visto comicità e confidenze protagoniste di un programma che ha raccontato il Natale dei pugliesi e dei lucani. Non sono mancati anche momenti con artisti di fama nazionale, come Gennaro Calabrese e le sue imitazioni. E come si fa a prenotare? Ma adesso è semplicissimo. Non è mancata la comicità tutta barese, a partire da Nicola Pignataro fino ad arrivare a quella di Uccio De Santis. Certe volte la mascherina ci salva la vita, Stavo facendo shopping, stavo con la mascherina, stavo mano a mano con la mia fidanzata e passatemi la moglie, non mi ha riconosciuto, per fortuna. Spettacolo, ma anche tanta buona musica con il cantante Nino Schettini. You can leave your red on. Woo! You can leave your red on. L'appuntamento con il meglio di Natale insieme è in programma domenica 9 gennaio alle ore 11 e poi in replica a partire dalle ore 20. E torna come ogni weekend il format dell'Unità, alzi passi di speranza. Sabato 8 gennaio, torna l'appuntamento con Passi di Speranza. Vediamo insieme il sommario dei servizi. Con la solennità dell'Epifania del Signore, si conclude l'intenso tempo spirituale del Natale. In attesa che siano inoltrate le domande per il servizio civile con l'Unità sì nel 2022, ascolteremo le testimonianze di chi ha già compiuto questa esperienza. Parleremo poi del progetto Incontrarti, facendo un bilancio intermedio delle attività svolte. Conosceremo poi un altro giovane che ha scelto di raccogliere la responsabilità associativa di presiedere una sottosezione. In chiusura, le magie di Oleandro e Cactus. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni. Andiamo in collegamento con Erasmo Bitetti, il dottor Erasmo Bitetti, della Società Italiana di Medicina Generale di Matera, che intanto saluto e ringrazio. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco, l'abbiamo contattata perché insomma ci sono delle nuove regole, un nuovo sistema. Come funziona questo nuovo sistema di test e quarantena con le nuove regole, questa divisione tra chi è positivo e chi è entrato in contatto con un positivo? Che cosa cambia dalle ultime settimane? Beh, allora, dall'inizio dell'anno ci sono delle importanti novità rispetto alle misure di quarantena e di isolamento, che tiene in effetti conto dello stato vaccinale dei pazienti. E io direi che possiamo mostrare subito questa prima slide che commenterò molto brevemente. Allora, vedete, nella prima parte si parla dei soggetti positivi, quelli che hanno riscontrato una positività. Allora, che succede? Un paziente che scopre di essere positivo è obbligato a un isolamento. Facciamola molto semplice: l'isolamento deve fondamentalmente durare 10 giorni, sia che si tratti di persone con sintomi, sia che si tratti di persone senza sintomi. E questa durata, che in qualche caso può ridursi nel paziente che magari abbia ricevuto la terza dose, non è comprimibile. Questo voglio sottolineare, è estremamente importante, non può essere mai accorciata. Non è pensabile che un paziente che sta bene dall'inizio, poi che è migliorato rapidamente in corso di infezione, decida magari di andarsi a fare un test prima della scadenza dei 10 giorni, violando una norma di legge che vieta l'uscita dal proprio domicilio per qualunque ragione, e quindi fare un test prima dei 10 giorni, ancorché negativo, non permette di uscire dall'isolamento. Quindi questa è una cosa fondamentale: il paziente positivo deve stare in isolamento 10 giorni, salvo poi qualche eccezione, ma non scendiamo nel dettaglio. La quarantena invece che cos'è? La quarantena invece è quell'obbligo di tutela che viene posto a carico delle persone che sono venute a contatto con un paziente
con un paziente positivo. E qui le novità quali sono? Sono rappresentate dal fatto, se la regia mi manda la slide aggiornata, la numero 1, possiamo dettagliarlo meglio. La quarantena si riferisce ai contatti stretti, spesso sani, di pazienti positivi. Questi pazienti praticamente devono rispettare una quarantena che, semplificando, per i pazienti che non hanno mai, ecco, questa è la diapositiva a cui facevo riferimento. Allora, sulla destra in basso, il paziente che è stato a contatto con un positivo può essere benissimo sano senza sintomi, che non sia stato vaccinato, deve rispettare una quarantena di 10 giorni. Sulla sinistra in basso, il paziente che abbia ricevuto due dosi di vaccino ma da più di 4 mesi, la quarantena sarà di 5 giorni. La novità è rappresentata da quest'anno dai pazienti che hanno ricevuto 3 dosi di vaccino o hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi. Si considera che questi siano certamente più protetti. E qui c'è la novità più interessante. Da quest'anno queste persone, pur essendo avendo avuto contatti con una persona positiva, non devono più fare una quarantena, ma devono mettersi in autosorveglianza. Cosa vuol dire? Che devono indossare per 10 giorni dal contatto una mascherina di tipo FP2 sia dentro casa che fuori casa, e dovranno fare un tampone, poi parleremo dei tamponi, solo in presenza di sintomi. Dopo passati 5 giorni senza che sia accaduto nulla, le persone con terza dose o con due dosi da meno di 4 mesi sono liberi di andare dove vogliono. Queste direi che sono le principali novità per quanto riguarda quarantena e isolamento. Poi ci sono delle novità anche a riguardo dell'utilizzo dei test rapidi, sia positivi che negativi, non richiederanno più un test molecolare di conferma. Ci può fare chiarezza su questo anche? Sì, io ho trovato molti posti in cui molti facevano dell'ironia sul fatto che adesso si dia così largo spazio ai test rapidi. E qui vorrei subito chiarire. Intanto il dato che avevi già ricordato è questo. Dall'inizio dell'anno la Basilicata ha recepito quello che prevede la circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre scorso, già operativa, che un test, sempre che sia stato certificato, cioè effettuato non in proprio domicilio ma in un laboratorio, dal medico di famiglia o dal farmacista, quindi dicevamo un test antigenico rapido somministrato attraverso la modalità del tampone, sia che sia positivo sia che sia negativo, non richieda più un test di conferma qui molecolare. E qui qualcuno ha iniziato a dire: ma come, ci avete detto che i test rapidi non sono affidabili? E qui mi permetto di fare un piccolo chiarimento. Dissi già in un'altra occasione che tutti i test sono affidabili in relazione alla modalità con cui vengono utilizzati, e mi spiego. Quando possiamo dire che un oggetto, un test è affidabile? Quando svolge appieno la funzione per cui è stato pensato e fatto. E l'esempio che feci l'altra volta, che credo possa essere di facile comprensione, è quello di un ombrello. Che l'ombrello sia, diciamo, di marchia, non so, Witton o quello che sia, o che sia un ombrello cambiato, acquistato al mercato rionale, l'ombrello è affidabile se ci protegge dalla pioggia. Ma voi capite bene che se io apro l'ombrello ancora prima che inizi a piovere, o quando ormai la pioggia c'è stata e siamo già nel momento in cui è andata via, quello stesso test, che sia di marchio il molecolare o che non sia di marchio, Non è affidabile, cioè non ci permette di difenderci dalla pioggia. Quindi in effetti tutti i test sono affidabili, anche quelli rapidi, e considerate però che sono affidabili quelli riconosciuti validi a livello europeo, ce ne sono circa un centinaio. Anche quelli fatti a casa, abbiamo detto, possono essere affidabili, ma sono gli stessi fatti in farmacia. Ma ovviamente la legge prevede che il test sia eseguito dal personale abilitato a riconoscere, quindi è impensabile che un paziente si faccia un test a casa, positivo o negativo, telefoni al medico chiedendogli con forza che lo metta in piattaforma, lo tolga dall'isolamento perché ha fatto il test a casa. Quel test lì fatto a casa non ha nessun valore. Il test rapido, già l'anno scorso il Ministero della Sanità non disse che erano test da non utilizzare, precisò soltanto che andavano utilizzati in una maniera corretta. E qual è il punto, secondo me, che va assolutamente sottolineato? I test rapidi, anche il molecolare, servono solo se vengono fatti al tempo giusto. Allora, se una persona viene a contatto oggi con un paziente che è riconosciuto positivo e va a fare il test oggi o domani, ha il 100% di probabilità che il suo test, anche molecolare, sia negativo. Quindi, messaggio fondamentale, un test rapido o molecolare non va mai fatto prima di 5 giorni dal momento del contatto con il paziente positivo. Ci può essere l'eccezione se il paziente
che è venuto a contatto inizia già a manifestare dei sintomi, ma buona regola vorrebbe che prima dei 5 giorni il test non si faccia. Un'ultima precisazione per quanto riguarda invece sempre il tema dell'affidabilità: perché i test rapidi sì, adesso sì e l'anno scorso no? Per un problema che adesso spiegherò con un esempio tratto, diciamo, dalla vita, diciamo, del pescatore. Allora, i test rapidi sono tanto più ci consentono di individuare correttamente il numero dei positivi quando vengono eseguiti, abbiamo detto, al tempo giusto. Allora, il test rapido, immaginatelo come la canna di un pescatore. Beh, se il pescatore decide di andare a pescare sul far della sera oppure alle prime luci dell'alba, o meglio di notte, ha la probabilità di trovare nel lago, nel mare, una grossa quantità di pesci, quindi la sua canna, che sia di marchio o non sia di marchio, pescherà facilmente una certa quantità di positivi di pesci. Se invece il pescatore, un po' non accorto, decide di pescare a mezzogiorno in pieno sole, con la stessa canna, di marchio o non di marchio, probabilmente pescherà molto meno. E questo credo che renda l'idea di come i test probabilmente dovrebbero essere tornare più in mano agli esperti del settore medici, piuttosto che lasciati all'utilizzo, diciamo, del paziente. Ecco, siccome siamo grosso modo alla fine di questo spazio, io andrei direttamente sulle precauzioni, ovviamente va sempre la pena ribadirle. Beh, le precauzioni, la Società Italiana di Medicina Generale ha formulato delle raccomandazioni per quanto riguarda gli accessi agli studi medici, vista l'altissima contagiosità di questa variante. E qui voglio solo ricordare che il contatto stretto, quello che porta a un rischio di contagio, è quello che diciamo, si realizza quando una persona viene a contatto con un positivo per un tempo superiore a 15 minuti, a una distanza inferiore a 2 metri, anche se protetti entrambi da mascherine. Per questo motivo la Società Italiana di Medicina Generale invita tutti i pazienti che frequentano gli studi a, come dire, prenotare tutti gli appuntamenti, evitare di venire in studio soltanto per portare documenti e quindi cercare di evitare tutte quelle attività che possono essere svolte per telefono o con la telemedicina, e quindi concentrarsi sulle sole visite necessarie per una esigenze cliniche, per una visita. E ora questo tempo di cui ogni tanto si sente parlare, dei 15 minuti, è strategico, perché una visita medica, una presenza in ambulatorio o in qualunque ambiente dove ci possono essere delle persone positive porta un rischio molto basso se questo contatto avviene per una durata inferiore a 15 minuti, viceversa è molto più alto se dura più di 15 minuti. Quindi l'invito è a recarsi negli studi medici solo previa prenotazione, concordando prima il motivo della visita. Bene, allora la ringrazio, dottor Bitetti, per quanto ci ha detto. L'appuntamento è ai prossimi aggiornamenti, insomma. Certo, grazie. Buona giornata. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Giovanni, ancora qualche minuto prima della pubblicità. Sì, avevamo, e a questo punto vediamo di recuperare anche il fronte di Repubblica. Scontro sul ritorno a scuola, le regioni fanno muro, il governo contro i ribelli. Due testimonianze anche interessanti. Andrea Scimeca da Firenze che dice: noi siamo già rientrati ed è stato un sollievo, adesso basta con la DAD. 17 anni. Risponde Martina Toma da Brindisi: 17 anni, rischiamo solo di moltiplicare i contagi, era meglio aspettare. Dice il presidente della regione Liguria: troppa burocrazia, non moriremo di Covid ma di regole ingestibili. In una intervista insiste: quarantene, tracciamenti, tamponi, obbligo, la vita dei cittadini va semplificata, così la complichiamo. Ma non è che la burocrazia fosse meglio prima del Covid, abbiamo sempre avuto problemi di complicazioni di esistenza. L'ospedale in affanno, a casa 20.000 operatori, dal CTS critiche al governo. E poi ancora c'è un dossier, lancia l'allarme, rischio 60.000 ricoveri, la mossa di Draghi, stadi senza pubblico. Abbiamo già parlato dei diktat orwelliani a cui ha fatto riferimento in particolare Beppe Grillo, ma vediamo anche l'ultimo weekend per i Novax: da lunedì hotel e ristoranti vietati, stretta anche per cerimonie, palestre, piscine, impianti sciistici, cinema e teatri. Super pass per il bus, ma sui voli internazionali potrà bastare.